La regione siciliana si sta battendo per la realizzazione del ponte, il presidente Musumeci in testa, perché riteniamo che sia un'infrastruttura essenziale per lo sviluppo della Sicilia, essenziale per avere un porto hub nella Sicilia sudorientale, perché solo un porto hub può intercettare l'enorme flusso di portacontainer che da Suez vanno verso Gibilterra. È un ponte essenziale perché collega la Sicilia all'Italia e la Sicilia all'Europa e soprattutto proietta l'Europa verso il Mediterraneo e verso l'Africa, quindi diventa una enorme opportunità per un collegamento effettivo tra le parti dell'Europa e soprattutto verso la frontiera dell'Europa, che è la Sicilia. È un'infrastruttura essenziale sotto il profilo energetico, perché diventerà una propulsione energetica straordinaria tra energia eolica, energia che proviene dal mare e tutte le forme alternative di produzione di energia. Sarà un'attrazione turistica straordinaria, il traffico crocieristico mediterraneo viene completamente modificato perché tutte le crociere passeranno sotto il ponte, quindi è un'opportunità che non possiamo perdere per lo sviluppo della Sicilia e il PNRR, cioè il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, lo dovrà menzionare.